Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube, segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram ed in podcast su Spotify. Beh, oggi sono veramente molto contenta di tornare a fare due chiacchiere con Marco Pizzuti, scrittore. Ciao Marco, ben trovato, buongiorno. Ciao Bea, ciao a tutti. Ciao, grazie naturalmente per esserci. Stavamo dicendo pochi istanti fa che insomma andare a riacchiappare Marco Pizzuti veramente è un'impresa ardua. Ma adesso che è qui, insomma, possiamo oggi parlare di questo argomento estremamente interessante che peraltro Marco ha già ampiamente strutturato diversi anni fa, ben 7, quando nel 2016 è uscito il tuo libro Evoluzione non autorizzata. Un libro in cui mettevi, diciamo così, nero su bianco, quelli che sono anche i rischi che stiamo valutando oggi, a tanti anni di distanza, di nanotecnologie, cioè di quella che è un po' una evoluzione scientifica, se mi consenti, con dei materiali che vengono messi a punto. Insomma, se ne è parlato tanto. Questo tra l'altro è anche un argomento molto controverso, perché poi spesso quando si parla di nanotecnologie subito ti viene in mente Elon Musk, ti vengono in mente i chip e quali siano queste applicazioni che sono state poi fatte e compiute in questi mesi, per esempio, no? Perché tanto se ne è parlato anche nell'ambito della controinformazione. Partirei con te dalla base, e cioè che cosa sono le nanotecnologie? Sì, le nanotecnologie, lo spieghiamo subito, si tratta di tecnologie che, come dice il nome, sono su scala nanometrica. Che significa nanometrica? Che è da un nanometro fino a circa 50, e un nanometro è un miliardesimo di metro. Quindi, per dare un'idea, il diametro dell'elica del DNA è di 2 nanometri e noi già siamo in grado di costruire, realizzare dei device, dei robottini piccolissimi tra l'1 e i 2 nanometri. Una volta capite quelle che sono le nanotecnologie, parliamo quindi di nanomateriali, quindi composti che vengono utilizzati, perché per realizzare questi micro robot di cui ci parlavi credo che siano indispensabili determinati materiali, o no? Sì, i nanomateriali sono appunto tutti questi materiali costruiti su nanoscala, sì, che si comportano come tessuti intelligenti, che sono quindi capaci di, per esempio, autopulirsi o autorigenerarsi, oppure addirittura cambiare colore in base a quello che è la volontà di chi indossa degli indumenti creati con queste tecnologie, indumenti ma con automobili o quant'altro. Dunque, tornando a queste nanotecnologie, che sono passate praticamente sotto traccia per il valore che hanno, quindi se ne parla pochissimo e soprattutto se ne capisce pochissimo, la gente comune non sa assolutamente niente, però la cosa più incredibile è che gli esperti di settore, quelli che i biologi che escono dalle università, freschi di laurea, praticamente non sanno nulla e addirittura e contestano a volte le cose che io dico, perché dicono, secondo loro, sono dichiarazioni fantasiose. E io invito tutte queste persone ad andare a controllare le fonti, che io cito sempre, proprio perché magari a certe affermazioni possono sembrare straordinarie e richiedono prove straordinarie, e quelle ci sono, ne abbiamo in abbondanza, perché abbiamo studi, brevetti, dichiarazioni, tutto ciò che occorre. E in sostanza, l'allarme che accetto io è questo: le nanotecnologie sono uno strumento tecnologico che è potenzialmente più pericoloso della bomba atomica. Perché è più pericoloso della bomba atomica? Perché è più insidioso. È più insidioso nel senso è invisibile, e quello che può fare è quasi illimitato.
e soprattutto riguardo alle applicazioni biologiche. Gli studi che vengono fatti, le ricerche che vengono finanziate ora, riguardano soprattutto a livello ufficiale le patologie mediche e quindi la cura, per esempio, di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer, ma anche il cancro, eccetera, eccetera. Quindi si ipotizza di applicare questi nanobot per distruggere i tumori sul nascere, eccetera, eccetera. E alcune applicazioni concrete già le vediamo, sempre in medicina, pubblicate da riviste prestigiose come Nature, ma anche altre università. E per esempio una delle creazioni più recenti sono i cosiddetti sperm bots, quindi sono robot che aiutano praticamente la fecondazione. Noi viviamo in un'epoca in cui l'infertilità aumenta ogni anno e sempre più coppie si rivolgono ai medici per avere dei figli. Ecco, in questo contesto ci sono questi robottini microscopici che possiamo osservare nei video appunto pubblicati, e quindi li vediamo proprio con i nostri occhi. Possiamo vedere come agiscono e vanno a prendere lo spermatozoo, che praticamente non è vitale come dovrebbe essere, e lo portano fino all'ovulo, dove lui poi si innesta e quindi seconda è questo ovulo. Questo è l'aspetto buono di questa tecnologia. Poi però se noi pensiamo a quelle che sono le potenziali, un aspetto buono, scusami Marco, ma anche in questo caso non naturale. Certo, non naturale, ma soprattutto purtroppo penso che è un pretesto e non vedremo mai a stretto giro, perlomeno, applicazioni mediche concrete, mentre in campo militare stanno molto molto avanti. E ovviamente se noi pensiamo che una tecnologia del genere può andare a interferire con la mente dei soldati nemici e anche quindi con il corpo, è qualcosa di molto più potente delle armi batteriologiche, e ovviamente questo tipo di tecnologia è di interesse militare. E a dimostrarlo c'è per esempio un documento che risale al lontano 1996, quindi circa 30 anni fa, dove già in questa relazione scientifica, che si chiama, il titolo è Item Where It Hurts, Strategic Attack in 2025, è presentato alla Air Force degli Stati Uniti da molti altri ufficiali, in cui appunto si ipotizzava di potenziare e realizzare questi micro sensori, questi nano robot, che dovranno andare a sentire, vedere il territorio nemico e tutto quello che accadeva, però da una prospettiva di nanoscala. Dal 1996 a oggi i progressi sono praticamente stati enormi. E se pensiamo per esempio a Neuralink di Elon Musk, ma anche a Ray Kurzweil, che è il direttore del settore ricerca del colosso Google, cosa stanno facendo praticamente? Cosa stanno progettando le grandi multinazionali? Vogliono realizzare delle nanointerfacce che mettano in collegamento la mente umana con l'intelligenza artificiale e con tutti i dispositivi elettronici. Ecco, questo in funzione del fatto che l'intelligenza artificiale, da qui a qualche anno, arriverà alla cosiddetta singolarità, cioè supererà, prima si equivarrà con l'intelligenza umana, ma poi, non avendo limiti, potrà continuare a progredire. Quindi in questo contesto i futuristi dicono: noi non possiamo rimanere indietro rispetto alle macchine, quindi ci dobbiamo interfacciare con loro e acquisire potenzialità maggiori rispetto a quelle che ci ha dato madre natura. Però scusami, per quello che riguarda l'intelligenza artificiale, no, un attimo apro parentesi, l'intelligenza artificiale la programma e la progetta
un essere umano. Quindi, per quanto possa essere, per carità, veloce nel calcolo o performante per quelle attività per cui a un uomo servirebbe del tempo, non avrà mai quella parte emotiva che comunque caratterizza la saggezza di una persona. Quindi, come si può veramente pensare che l'intelligenza artificiale, no? Lo dico anche in riferimento all'affermazione che hai fatto ora, no? Per cui, insomma, l'uomo si sente in un certo qual modo inferiore a questa intelligenza artificiale che lui stesso crea. Come si può avere una situazione di questo tipo, secondo te, considerato che comunque l'essere umano ha delle potenzialità enormi? Beh, l'intelligenza artificiale ovviamente sarà logica e quindi cinica e spietata. E in base a quelli che saranno i suoi obiettivi, cioè magari se è preservare il pianeta e a un certo punto l'uomo, l'essere umano diventa un problema del pianeta, potrebbe pensare a eliminare il problema. Quindi, diciamo, questa è un po' la chiave di lettura, cioè detto con una battuta, ma sostanzialmente è questo. Ma si sta andando in questa direzione, no? Dimmelo subito. Certo che stiamo andando in questa direzione, ecco, praticamente quello che si vuole fare, senza pensare neanche a un piano B, è affidare tutto, la società con le smart city, 5G, eccetera, eccetera, affidare tutto il controllo delle macchine all'intelligenza artificiale. Quindi se domani, per qualche motivo, una tempesta solare, qualcosa, un bug, si dovesse bloccare poi quel sistema informatico, ovviamente non funzionerà più niente, sarà il caos totale. Nel momento in cui i trasporti sono gestiti, i treni non hanno più i conducenti, ma sono tutti a guida autonoma, stessa cosa per rifornimenti magari di energia, di alimentazione, tutto qua. Lì succede un disastro, cioè non, nel nostro tipo di sviluppo non è contemplato il piano B. Quindi man mano che si va avanti, sì, già adesso, per esempio, con la biglietteria dei treni online, se si blocca la biglietteria online succede un casino con infatti anche oggi, se una persona toglie già il telefonino dalla mano, è ovvio che va in tilt già soltanto per questo banalissimo motivo. Ma secondo te, cioè il modo che hai appena descritto, cioè questa società del futuro fatta in questo modo, automatizzata al 100%, è veramente quello dove si sta andando? Cioè, è veramente la nostra meta, o è semplicemente un discorso che arricchisce, se vuoi, una certa letteratura, no? Che è più futurista o futuribile rispetto a quello che poi di fatto noi riusciremo a creare. Beh, se noi stiamo a quelli che sono gli investimenti sull'intelligenza artificiale, che sono enormi, ovviamente dobbiamo ritenere che non stanno scherzando, insomma, questi fanno sul serio. E ovviamente nelle loro tabelle di marcia ci possono essere degli imprevisti, dei rallentamenti rispetto a quello che si sono prefissati, e parlo dell'elite mondiale, di quei grandi miliardari e quelle complessi di multinazionali che stanno dietro a tutto questo, che portano avanti questa rivoluzione, diciamo, tecnologica. E per loro praticamente il futuro ovviamente è senza il lavoro umano, tutto verrà sostituito, servizi, cioè un tempo quando si pensava all'automazione, era un tipo di automazione che andava a togliere all'uomo i lavori più pesanti e ripetitivi. E invece adesso ormai siamo arrivati al punto che queste intelligenze artificiali vengono create emulando il sistema neurale umano. Quindi iniziano a imparare e continuano a imparare, ad apprendere anche da soli. Quindi a un certo punto, continuando ad apprendere, supereranno una soglia che poi sarà difficile da controllare. E insomma, già oggi ci sono dei programmi, di cui ne parlarono anche nel servizio al report, che possono, sono perfettamente in grado di sostituire per esempio i centralinisti, parlare tutte le lingue del sì. mondo, e scrivere anche articoli di giornali per grandi giornali,
articoli di finanza, e già questo avviene nelle grandi testate, dove ci sono dei programmi appositi che scrivono questi articoli e sono praticamente indistinguibili da quelli umani. E quindi i colletti bianchi anche sono destinati a perdere il loro lavoro. Questo è difficile determinare in quanto tempo avverrà. Forse ragionerai tu che magari non sarà così immediato come ci propongono, no? I futuristi, come pensano loro. Però credo che sia inevitabile che accadrà se procediamo nella direzione in cui stiamo andando ora. Però diciamo, tornando all'aspetto inquietante delle tecnologie, delle nanotecnologie, volevo parlare delle interfacce neurali che serviranno, sì, appunto per collegarci con le macchine. Ecco, queste interfacce neurali in realtà nessuno le vorrebbe se fossero necessari degli interventi chirurgici, quindi nessuno si farebbe trapanare il cranio, cioè, oddio, qualcuno lo troviamo, perché se lo fanno diventare di moda sicuramente avremo molti pusillanimi che si getteranno tra le braccia del loro trapanatore. Però a parte questo, per rendere questa tecnologia fruibile a livello di massa, si pensa di adottare appunto le nanotecnologie. Quindi questi nanobot vengono iniettati nel sangue e poi camminano all'interno del corpo umano fino ad arrivare nella parte del cervello dove si devono autoassemblare, e lì creano questa interfaccia. Questo è il tipo di studi che stanno facendo, di ricerche, e che già sugli insetti hanno dimostrato di funzionare. Nel mio saggio Evoluzione Autorizzato ho messo la bibliografia scientifica, quindi riferimenti che servono per verificare che non si tratti di panzane. Quindi siamo già a un ottimo livello. Poi, se pensiamo che quello che viene divulgato a livello civile è sempre in ritardo rispetto a quello che viene fatto in ambito militare, per ovvie di cose, perché in ambito, sì, militare i progetti più grandiosi devono rimanere segreti, perché sono militari, quindi vengono utilizzati per avere un know-how superiore in caso di guerra. E il DARPA, che è l'ente tecnologico della difesa degli Stati Uniti, è quello che praticamente sta portando avanti tanti di questi progetti. Ora, la differenza tra una interfaccia neurale che ci collega con l'intelligenza artificiale e fa soltanto questo, e un'interfaccia neurale che si collega al cervello umano e invece lo controlla e lo manipola, è praticamente nulla. Cioè, una volta che riesci a fare la prima cosa, puoi fare anche la seconda. Quindi se noi pensiamo a quello che scrisse Orwell e lo trasportiamo alla nostra epoca, ecco, il suo romanzo ci può apparire qualcosa di non poi così distopico, perché quello che si può fare con queste tecnologie, il controllo assoluto proprio della mente umana, è veramente oltre quello che aveva ipotizzato Orwell. Sì, sì, ma infatti lo hai detto proprio tu all'inizio, cioè il fatto è che si sta andando in questa direzione e che chiaramente allo stato attuale sembrano tutti quanti molto più che tranquilli, e c'è un grosso applauso nei confronti di questo tipo di scoperte, no? Ricordiamo i porcellini di Elon Musk, poi le scimmie, la scimmia che gioca da sola, il chip impiantato nel cervello, il fatto che la gente probabilmente è anche desiderosa non soltanto di impiantarsi il chip sul polso per poter pagare al posto di una carta di credito o per aprire la portiera della macchina, no? Ma anche perché probabilmente poi ci può essere il rilascio dei farmaci, cioè ci sono anche altre situazioni, altre applicazioni di questa tecnologia. Però l'aspetto inquietante, no? Se vuoi, è proprio quello, sì, che sottolineavi tu. Esatto, e diciamo, ad aggravare le cose, c'è il gap di informazione di cui accennavo prima. Cioè, che non c'è. Sì, per esempio, a me hanno scritto alcuni lettori, uno di questi mi ha colpito molto perché il proprio figlio, appena laureato in biologia, sosteneva che non era possibile. Cioè, io ho parlato di queste nanomacchine che sono in grado di autoreplicarsi, sì, legarsi addirittura al DNA,
e autoassemblarsi. E questa gli sembrava una cosa assurda, mentre invece io ho messo tutti i riferimenti sul libro, ma basta fare una ricerca su Google, nanorobot, DNA machine, perché peraltro questi nanobot possono essere costruiti sia con materiale tipicamente sintetico, cioè metallico, ma anche con filamenti DNA che vengono ingegnerizzati, quindi biologici, che non te ne accorgi, cioè potrebbero scambiati per batteri in teoria. E faccio un esempio distopico di quello che potrebbe accadere. Sì. Allora, supponiamo che questa tecnologia a livello militare già sia pronta, mentre a livello diciamo ufficiale viene detto il contrario, cioè che si sta ancora lavorando, i primi esperimenti, eccetera. E con un pretesto qualsiasi vengano introdotti questi nanobot nel corpo umano. E ecco, da una parte i ricercatori che andrebbero a verificare, a fare dei controlli sulle persone, sul loro sangue, eccetera, non avrebbero neppure gli strumenti per esaminare il sangue e trovare, tranne qualche laboratorio, e trovare qualcosa di realizzato su nanoscala e anche comprenderlo, comprenderle il funzionamento. Quindi in pratica per la grande massa delle persone sembrerebbe fantascienza, per quei pochi che avrebbero opportunità di scoprirlo grazie magari a un microscopio elettronico, che insomma sappiamo avere costi altissimi, normalmente i ricercatori indipendenti non ne dispongono. E quindi diciamo si potrebbe realizzare il mondo di Orwell senza che la gente neanche se ne accorga, perché da una parte non sa proprio di che cosa si sta parlando, e dall'altra è semplice nasconderlo, perché questa tecnologia sfugge anche ai più esperti, e devi fare proprio delle ricerche mirate per si trova tutto, ma insomma ti devi un po' impegnare. Sì, la domanda che mi viene da porti in ultimo è cui prodest, cioè fino a che lo si fa in ambito militare è anche comprensibile, se lo si fa sulla casalinga di Voghera non mi sembra così tanto ovvia invece la scusa per poterlo fare. Beh, questo dipende, nel senso che se chi sta al potere, chi sta al comando è qualcuno che, come abbiamo già visto sotto molti aspetti, malato di onnipotenza, e cioè pensa già al transumanesimo, quindi a come modificare l'uomo e quindi non solo se stesso ma tutta l'umanità, cioè già decidono come dovremo essere in futuro. Queste persone che fanno parte di un goda molto esclusivo e che nella maggior parte dei casi sono abituati a comandare fin da piccoli, perché appartengono a famiglie, dinastie di grandi finanzieri, grandi banche, che dentro la famiglia vengono educati sin da piccoli a pensare come se giocassero a risico un po' con la società, cioè che è qualcosa del loro monopolio. Seppur rimanendo dietro le quinte, quindi cioè il controllo che esercitano lo fanno, sì, attraverso la finanza, attraverso le grandi istituzioni bancarie, le multinazionali, eccetera. Però il loro peso ormai è enorme e penso che chiunque riesca a capirlo, soprattutto dopo le crisi finanziarie degli ultimi tempi. Quindi perché controllare la casalinga di Voghera? Ma perché no, se si può fare, cioè nel senso, se si può controllare tutta la popolazione, a questi psicopatici e malati di onnipotenza potrebbe anche scappare il desiderio di realizzare una cosa del genere. Insomma, detto molto cinicamente, loro ci vedono un po' come uno spreco di ossigeno, non tutti per fortuna, però quando li sentiamo parlare, quando sentiamo Ray Kurzweil che parla di progetti per noi del futuro in cui non ci deve essere più la proprietà privata, saremo tutti senza una casa di proprietà, senza nulla per proprietà, ma felici, ma comunque felici, felici. Ecco, a me viene la pelle d'oca, perché di sicuro loro l'avranno, di sicuro loro continueranno a controllare tutto, le risorse e la società, e noi invece saremo soggetti passivi, cioè, in questi scenari ovviamente c'è gente che partorisce dalla loro mente scenari del genere, mi aspetto di tutto.
Sì, assolutamente, e infatti è così, probabilmente lo sarà. Grazie, grazie Marco per essere stato con me, grazie di tutta quanta questa chiacchierata, così documentata. Poi naturalmente quando si parla con Marco Pizzuti i testi, cioè i libri sono veramente dei vocabolari, quindi con un sacco di documenti dentro. Grazie, dicevo, per tutta quanta questa carrellata che abbiamo fatto. Spero di ritrovarti presto questa volta e buona giornata. Grazie Bea e buon proseguimento. Se ti piace il nostro progetto culturale, sostieni con una donazione Fabbrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadellacomunicazione.it, anche su Telegram e sui principali social, ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.